Sì, un risultato straordinario, è un risultato che ci ripaga di tanta fatica, della fatica della coerenza delle scelte, anche quando erano scelte contro vento. Siamo stati i primi a votare contro la guerra, contro le armi, quando eravamo soli, 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 non c'era nessuno. Poi abbiamo in questa campagna elettorale dovuto pure ascoltare un sacco di lezioni di pacifismo. Pazienza, meglio essere in tanti che in pochi, l'ho sempre detto. Ma è una scelta che paga la coerenza di un punto di vista, di una proposta e di candidature che hanno rappresentato quella coerenza, quella proposta. È un risultato oltre ogni immaginazione. Noi sentivamo nel paese crescere consenso, ma così nemmeno noi. E da domani per noi comincia, non è un traguardo, è un punto di partenza. È un punto di partenza, cresceremo ancora molto. Avvertiamo tutti, diciamo, che non è che l'inizio. E vogliamo però con questo avvertimento dire a tutti e a tutte, a tutti i leader, a tutte le leader dell'opposizione che di fronte a questa destra, che in Europa invece minaccia la salute e la democrazia e che in Italia si prepara ad affondare il colpo con premierato, autonomia differenziata, occorre costruire un'alternativa. Basta con i ritardi, i tentennamenti, sì, ma però basta, si lavori subito, si costruisca subito l'occasione di una convergenza. Noi siamo stati in questi anni, e credo che anche questo abbia pagato, la forza che con più determinazione ha detto ciò che pensava, con più nettezza, senza giri di parole, e che contemporaneamente con più determinazione ha detto lavoriamo a costruire un'alternativa, siamo qui, pronti, che aspettate? Ecco, stasera lo ripetiamo. E quale sarà il futuro di Ilaria Salis? È stata eletta, è libera, diciamo. Intanto è un'europarlamentare, sarà una bravissima europarlamentare secondo me, ne sono convinto, lavoreremo assieme e mi auguro e faccio un appello al governo italiano, un appello, è finita la campagna elettorale, mi rivolgo a Giorgia Meloni, domani metta in campo tutto il suo patriottismo per garantire che una connazionale possa subito prendere possesso del suo seggio, esercitare il suo ruolo nell'interesse nazionale. Sarebbe un bel segnale, credo che la Presidente del Consiglio abbia tutti gli strumenti per far pesare il suo ruolo. Qui si tratta di garantire che un europarlamentare possa svolgere le sue funzioni e anche attraverso questo passaggio andare incontro ad un giusto processo, che è quello che Ilaria ha sempre chiesto, non ha mai chiesto di fuggire dal processo, ha chiesto di essere liberata da una condizione di privazione, di umiliazione, di violazione dei suoi diritti. Ecco, sono molto orgoglioso che questa scelta difficile per noi e soprattutto per lei, che ringrazio, come ringrazio il papà, che questa scelta abbia portato a questo risultato.